Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per fare l'unboxing di questa box. Finalmente. Ci ha fatto un po' partorire perché era previsto dal 16 al 20 dicembre la consegna. È arrivata oggi, oggi è 23 dicembre, quindi vabbè, un pochino in ritardo. Li perdoniamo anche perché in vista del periodo natalizio. Cogliamo anche questo momento. Esatto, per farvi gli auguri di Natale. Ovviamente per chi non mi segue su Giulia Mifit, perché poi su Giulia Mifit ve li farò come sempre ogni anno. Verrà pubblicato di tutto. Esatto, verrà pubblicato di tutto, quindi mi raccomando, seguitemi se vi va. E nulla, volevo dire anche un'altra cosa, ovviamente un serio Natale a tutti, ma poi tutti ci risentiremo. Per quanto riguarda la degusta box, sapete che io non ci collaboro, però ci collaboro, sapete che non ci collaboro, però giù nell'info box vi lascio un link. Se ci cliccate potete ricevere la box scontata, quindi invece di pagarla 16 euro la pagherete 9,99 euro, con quindi 10 euro compresa di spese di spedizione. Sì. Dal momento in cui vi acquistate, a me io ricevo 50 punti, ma dal momento che effettuate l'ordine, Gusta Box vi invia un codice o un link anche a voi da dare da poter condividere con amici e parenti. Cosa ti aspetti da questa box di dicembre? Allora, per tutto questo tempo che abbiamo aspettato, speriamo che almeno non deluda le nostre aspettative. Speriamo qui bene. Non ci resta che aprire, cioè piangere. Speriamo no, di no. Piangere no. Anche perché poi loro quando lo vedranno? Domani questo video? Sì, penso il 24, se oggi riesco il 23, ma penso più il 24. Allora, vedo... Ok, ti diamo la carina. Anche perché è un mese, sì. Aspetta, prendi i prodotti, non guarderò. C'è un cruciverba. Allora, veramente. Ci sono molte più palline, eh? Qualcosa da proteggere ancora di più? Vabbè. Ah, siamo alla grande. Col botto della Figuli. Figuli. Figuli, Figuli, Figuli. Allora, snack bio piadatina. La piadina patatina. Ricetta classica. Cotta in forno e senza lievito. Bio. Bellissimo, mi piacciono queste confezioni di carta, bello. Così io amo. Wow, io non vedo l'ora di provarle, mi ispirano tantissimo. Belle croccanti. Piadatina. Piadatina. Ok. Pesca. No, non siamo euforiche. Vado, aspetta, fammi aprire la carta. Aspettandola, ma quando arriva, ma quando arriva. Ah! No, mi sono persa qualcosa. Fit via! No, che sorpresa! Orange Berry Slim Tea. Io questo lo provai solo arancia, no, provai vaniglia, vari gusti. Allora, miscela di frutta aromatizzata al gusto di mirtillo rosso, pezzetti di mela dolce, citronella, bucce d'arancia, bucce di fagioli, fiori di ibisco, pezzetti di mela, mirtilli rossi. Abbiamo pure qualcosa. Perché noi prima acquistavamo. No, ma non me l'aspettavo. Però io ho sempre acquistato solo e soltanto il tè da Fit Via. Sì, tutte no, quelle. Sì. No, no. Oppure le proteine. No, Natural Mojo era. Non mi ricordo. Che non so se neanche se esiste più. Comunque. No, chi se l'aspettava? Vai. Bellissimo. Che cos'è? Questi li abbiamo provati. Sì, ma questo è nocciola? No, cioccolato. Cioccolato, noi abbiamo provato cioccolato e io mandorla. Lager Gran Pasticceria. No, ma era così io. Sì. Oh. Snowflakes. Devo andare a vedere perché lo sai, non mi ricordo. Però mi ricordo questa forma. Pure io. Ma non. Cioccolato al latte, invece ne abbiamo provato mandorle e nocciole, forse questo è un terzo gusto che è la spagata perché. Non la vedo bella corposa questa box, eh? Allora! Chupa Chups 22, così ne dentro pezzi. Ci sono tutto imbustato, tutto incartato. E ci sono tipo i ciucciotti, le callecca e le gole adoro. Adoro, è bellissima. Wow. Ti spiega pure dove vanno quando si vanno a fare. Tutto però separato. Bellissimo. I ciucci, no? Ciucci. Pezzi. Sto
stavo facendo strike. Pezzullo, oro di Napoli, mezze penne rigate. Io non adoro le pennette, però. Pasta di semola di granduro, trafilata a bronzo. Sto facendo sulla pasta dei Gusta Box, sempre eccellente. Comunque stanno facendo tutte le confezioni di carta. Eccola qui. È mezzo chilo? Sì, è mezzo chilo. Quindi sicuramente tutti questi prodotti tranne Fitteria li troveremo alla coppa. Ormai... Sì, sì, ormai siamo di casa. Hai fatto tu? Sì. Allora, sento una cosa... Un po' di vetro, Però ci vado a... Panna spray. Panna spray choc. Cioccolato, quindi. Questa nella mattina nella... del caffè. Aspetta, sta scritto zuccherata al cacao. Adoro. No, io comunque... Wow! Vai! Va bene, mi può mancare. Solita. 8.6? Penso di sì, 8.86. Ma il marchio? Penso che chi sia? No, è questo. Birra? Sapete che io non sono... non ce ne intendiamo. Ma quella grande l'abbiamo aperta? No, sto pure sopra. Vai, anche se la vedo un po' dura di fare una 24 ore. Sono molte cose sfiziose. Allora, Wheat Horse. Questo ho provato di questo marchio, la crema al pistacchio che uscita nel calendario dell'avvento. Ah, nero sublime, 72% di cacao, cioccolato extra fondente, senza glutine. Wow, Anche questa confezione... Mi ricorda un po' la confezione delle... Cioccolata calda. Eccola qua, prego. Un po' più cose sfiziose. Cos'è? Wow! Della cereal senza glutine, 90 calorie, una barretta con nocciole e cioccolato. Un segno del destino. Sì, poi ve lo dirò. Poi vedrete. Eccola qui, prego. Okay. Io la vedo dura, come faccio una 24 ore? Avanti. Ma che cos'è? Shake and drink. Perfect cocktail. Che sta scritto? Ma si beve così, no? È un drink alcolico. Si mette nel bicchiere e si beve. Guarda, qua c'è... Però non riesco a capire. Che si beve a c'è. Io lo vedo rosso. Make perfect americano. Penso che questo drink si chiami americano. No, vabbè, guardate quanto è bello. Ma che c'è dentro? Non ho mai visto una cosa del genere. È il liquido. Cioè il. Mi è stato pure il drink già preparato. Che questo per aprirlo devi fare attenzione perché secondo me. No, open here. Qua. E poi lo versi. Questo lo devi provare. È ovvio. Quanti gradi? 10 gradi. Cioè che sono giovevero. Allora, gran cucina per cucinare in olio di palma e senza glutine a base vegetale. Ah, però sì, con la pasta. Eccolo qua. È una panna normale, giusto? Pensavo sì, senza glutine. Senza glutine. Vai. Vai io. Sono per finire, già te lo dico. Ce n'è un'altra, qual è la differenza? Questa è light. E quella no. E questa no. Ok, light anche. Light. Per non farci mancare niente. Quindi la sera proviamo la... E per forza. Allora, pezzullo, spaghettoni, è uguale. Pasta di semola di granduro. Qualche bonus, però. Trafilata al bronzo. C'è qualche bonus. Sicuramente questi sono subito un po' dura 15 minuti. Sì. A casa cosa c'è? Altre... Questo che cos'è? Brochure. Come ti spiego come fare... Ultimo pezzo. Vai. Sì.
Dopo il liquore un po' di bicarbonato di sodio. Questo è per le feste, per digerire. Questo è per digerire. Giustamente. È stato fatto bene. Per tutti gli usi, cucina, casa e bellezza. Bicarbonato di sodio alimentare. Questo. Dice pure come si usa. È sempre cioè utile. Cosa serve, cosa è adatto, queste cose qua. Però fa sempre comodo. Sì. Pareri? Ci sono, diciamo, un po' di... Forse mi aspettavo qualcosa in più. Fammi vedere un attimo queste brochure qua, può essere... Ah, qua ti dice gli usi. Ottimo, questo è... C'è il libricino con tutti gli usi. Interessante. Ho sepolto le brochure. Cosa box? Box. Già fatta. E niente. C'è questo. C'è un... Come si dice? Cruciverba? No. Cruciverba. No, non è il cruciverba. Cruciverba. Ma ragazzi... Ok. Da trovare le parole. Natale, Capodanno, Befana, lasagna. Ok. Dai, tutto sommato sì, sono rimasta un po' sull'io. Forse mi aspettavo è, qua... è più cose sfiziose. Sì, esatto. Però no, dai, ci belle, dai. Sì, sì. Ho fatto le sorprese per il te. Mi è diventato un nuovo partner. Quindi insomma, troveremo sì. Il lungo andare. Alla fine è buono però, perché tu acquisti la degusta box e tipo esce un po' tutto il genere e lo provi. No, mi è piaciuta. Sì, comunque vi dico già che ci sarà una challenge perché sì. Si può fare. Ci riuscirò. Allora, ma non c'è un prodotto del mese in questo mese qua. Box di dicembre. Azz. Bonato di sodio, 1,49€. La panna spray, 2,89€. La pasta pezzullo 1,19€. Per due? Ciascuno. Poi abbiamo lo Hacker 2,49, Chupa Chups 2,29, la birra 8,6, 1,39€. Poi abbiamo i brick di panna da cucina 0,99 ciascuno, piadatina 1,99, la barretta cereale 0,90, la barretta di cioccolato 1,69, Fit Via 14,90 costa. E Perfect Cocktail 6 euro. Sì, vabbè, alla fine come... Ma che la busta sta 6 euro? 6 euro. Allora, alla fine... Prezzo per singola bustina. La singola bustina è venduta in una box da 5 cocktail al costo di 30 euro. Mamma mia. No, allora, alla fine come prezzo... Allora, come prezzo ci siamo sempre, perché noi paghiamo 15 euro, no? Perché poi quando ti abboni paghi 15 euro al mese, quindi alla fine per questi prodotti è buono. Considera che solo il tè di Fit Via costa 15 euro. Come prezzi ci siamo sempre. Pure alla fine come prodotto, alla fine ci sta. Eppure lo sai, pensavo che il prodotto del mese fosse proprio la panna spray o il bicarbonato. No, io pensavo fosse Fit Via. Ma in realtà non c'è. No, perché alla fine non è una novità. Ah, ok. No, però alla fine sì, tutto sì, sommato dai, ci sta. Comunque avevo ragione, i biscotti della Loacker sono quelli là, i fratellini di mandorla e nocciola, perché stava scritto nella, sì. Nella brochure, vedi? Mandorla, ricoperto di, ci sono varie cose. Vabbè, allora mi sono confusa io. E quindi nulla, abbiamo aspettato tanto, però... Sì, alla fine vale la pena. Sì. Settimana vale prossima vedrete anche la challenge di Gusta Box. E quindi nulla, io spero che, ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e ne ci vediamo nel prossimo video. Ciao!